Fabio Turchetto, presidente di ATVO. H.è l'iter per la realizzazione del nuovo terminal dei bus. Io credo che siamo a un ottimo punto, perché la gara per l'aggiudicazione dei lavori è stata assegnata. Adesso c'è l'ultima fase burocratica prevista dalla legge. Da oggi, diciamo, una ventina di giorni dovremmo essere pronti per la consegna del cantiere, e una volta consegnato il cantiere iniziano i lavori. Lavori che sono previsti per ultimazione entro il 2022. È previsto anche lo spostamento e quindi la realizzazione di un nuovo deposito sempre nella zona da Porta Nord? Sì, in un'area adiacente a dove noi faremo la nuova autostazione, un'area che dista circa 300 metri, 400 metri dalla nuova autostazione. È previsto il deposito, questo è chiaramente una questione di economia di scala, lo facciamo per una questione di economia di scala. Muovere i bus a vuoto ha un costo notevole, avendo il deposito attaccato all'autostazione questo costo viene abbattuto. Quindi questa sarà la seconda fase, che non riguarda il bando periferie perché è una progettazione tutta a TVO, ma è una progettazione che dobbiamo assolutamente fare ed è il completamento di un percorso. E per quanto riguarda gli uffici amministrativi, che tradizionalmente sono sempre stati nel terminal in piazza 4 novembre, in pieno centro città? Allora, nell'idea iniziale post pandemia era quello di portare anche gli uffici amministrativi sempre in un'area lì adiacente. Per essere precisi, sto parlando dell'ex Silos, che è un edificio che è stato costruito ex novo ed è lì chiuso da moltissimi anni. E questo edificio, che comporta circa 3.000 metri quadrati ad uso uffici, doveva essere poi in parte 1.500 metri quadrati per noi e 1.500 metri quadrati per un'associazione di categoria. Purtroppo la pandemia ha un po' rallentato questa cosa, rimane chiaramente nelle mire e nel progetto di effettuare questo, ma per il momento la cosa è un po' ferma. Quando sarà realizzata la nuova autostazione e quindi realizzato anche il deposito, quest'area in cui ci troviamo in questo momento rimarrà un'area vuota o c'è qualche idea per la sua rivalutazione? Allora, non possiamo assolutamente sbagliare. Questa è un'area importantissima, si trova nel cuore della città di San Donato di Piave, è un'area che deve essere completamente rivalutata. Una volta terminata la sua funzione di autostazione deve essere rivalutata. Non si può sbagliare sul tipo di rivalutazione che facciamo, perché io considero quest'area strategica per lo sviluppo del centro urbano di San Donato di Piave. Ci sono alcune idee in campo, stiamo valutando anche un concorso di idee a livello europeo per capire esattamente cosa fare, abbiamo già una mezza idea. Però quello che noi vogliamo dire è che quest'area deve ritornare ad essere il cuore pulsante della città stessa. Questa progettualità è un gioco di squadra anche con gli altri enti? Assolutamente sì, è un gioco di squadra con la città metropolitana, alcune situazioni a livello di concorsi europei. Io credo che in un momento come questo non ci si può fermare, bisogna credere nel futuro e continuare la progettualità, che è sempre stata una chiave importante per la TVO.